Allora, alcuni utenti mi hanno segnalato, mi hanno fatto notare questa problematica che poi ho riscontrato anche, l'ho visto anche online, dove sembrerebbe che Iliad, quando è in 4G, ha dei problemi a ricevere le chiamate. Allora, ho guardato un po', ho visto dei video che adesso sinceramente non mi ricordo come si chiamano, e, cioè, in poche parole. Hanno fatto vedere questa prova, cioè chiamando un numero Iliad, quando questo numero si trova in 4G, la prima volta magari chiama, ma se viene fatto successivamente, quindi dopo pochissimi secondi, si riscontrerebbe il problema che o è irraggiungibile, poi o parte la segreteria. Quindi, cioè, in poche parole. Sembra irraggiungibile. Io ho guardato questi video, ho trovato anche dove facciamo vedere la prova e poi tra questi video che ci sono online ho visto anche una risposta di un utente che dava la soluzione. Allora, le soluzioni che voglio riportarvi, quindi eventualmente se non avete visto i video degli altri YouTuber, vi potrebbe essere utile, quindi magari fate questa prova. Allora, la prima sarebbe quella di togliere il 4G e mettere il 3G, e in questo modo si risolverebbe questo problema. Quindi, togliendo il 4G, impostate il 3G e il telefono torna come prima. Quindi, se fate la prova di chiamarvi, va sempre, quindi 1, 2, 3, 4 volte non riscontrerete il problema. Poi invece c'è un altro metodo, sempre di questa persona che non mi ricordo, comunque se la ritrovo la posterò, perché eventualmente se funziona il merito è di questa persona, non sicuramente il mio, che in poche parole dice di andare, quindi nelle impostazioni del telefono, andare nelle reti mobili e andare a selezionare, lì dovreste trovare due reti Iliad e selezionare queste reti Iliad. Le prove che ho visto da un YouTuber non sono state fatte correttamente da come c'era scritto, cioè lui ha impostato le reti mobili tutte e due e poi dopo ha riavviato il cellulare, ma da quello che ho capito io, se ricordo bene, quando questa persona dice di selezionare quindi le reti mobili, troviamo due Iliad, dovete selezionare la prima volta il primo Iliad, poi riavviare il cellulare, ritornare nelle impostazioni reti mobili, selezionare nuovamente il secondo Iliad, riavviare nuovamente il cellulare e poi inserire la rete in automatico. Fatto in questo modo non si dovrebbe riscontrare più il problema. Altre persone gli rispondevano che in quel modo avevano risolto e non so, provateci, ma eventualmente fatemelo sapere qui nei commenti. E quindi provate a fare magari in questo modo. Allora, a parte il 3G, vabbè, il 3G togliete dal 4G, andate in 3G, si navigherà magari un po' scomodo, perché magari togliete il 3G quando vi servirà una connessione molto più veloce, dovrete riattivare il 4G per ovviare questa problematica, insomma, stare lì sempre a switchare il 4 e 3G. E fate questa prova. Io col telefono di mia figlia ho provato e questo problema sinceramente non lo riscontro. Quindi io ho chiamato il numero della figlia 1, 2, 3, 4, 5 volte, ha sempre squillato. Quindi non ho riscontrato questo problema. Se voi avete questo problema, quindi di questo numero irraggiungibile, quindi magari vi hanno avvisato che il numero risulterebbe irraggiungibile, fate questa prova qui. Quindi andate nelle impostazioni, nella configurazione del vostro cellulare, andate a selezionare le reti mobili, selezionate prima Iliad, poi riavviate il cellulare, ritornate sempre nella configurazione reti mobili, secondo Iliad, riaggiornate.
quando ritornerete nelle reti mobili potete mettere in automatico. Fatto questo, non dovrebbe esserci più problemi. Fatemelo sapere qui nei commenti, se non dovesse essere chiaro magari lasciatemelo nel commento, proverò a farvi un video per questa configurazione, anche se poi ogni cellulare avrà il suo modo, quindi in certi cellulari le reti mobili si trova sotto connessioni, in altri cellulari si trova in altri reti, insomma ci sono un po' di cose diverse, però sappiate che il meccanismo da provare, ripeto da provare, è questo qui. Ok, questo è un video che finisce qui, molto molto veloce, giustamente secondo me deve essere come fanno anche gli altri youtuber, dare informazioni per chi magari non ha visto i video di queste persone che lo dicono, quindi se anche tu sei un youtuber spargi la voce, magari fate le prove, se funziona è bene che lo vengano a sapere tutti gli utenti Iliad. Con questo vi saluto, ciao ciao da Teto.